Buon pomeriggio da Vanity Fair, siamo ancora in diretta, con le Vanity Fair Quarantine Stories. La quarantena è, diciamo, in larga misura finita, ma noi continuiamo con i nostri appuntamenti con i protagonisti del mondo dello sport, del cinema, della cultura, della musica, come nel caso di oggi, perché sarà il nostro ospite, e lo vedo già. No, non lo presento, lascio che si presenti da solo un ospite. Comunque, questo sì, molto, molto gradito, che aspettavamo, siamo contenti di avere con noi. Buongiorno. Leo Gasman, ciao Leo. Ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene, quindi bello, bravo, pure puntuale, proprio hai tutte le doti che si possano desiderare. Ci proviamo. Fantastico. Senti, intanto vorrei chiederti davvero come stai, nel senso pieno della domanda, come stai? Ma grazie per la domanda. Allora, in realtà io sto abbastanza bene, nel senso che mi ritengo molto fortunato a essere in salute. E a stare in famiglia comunque in questo momento così delicato per tutti. E sicuramente mi manca molto la mia vita, però insomma comunque sto approfittando del tempo per scrivere, per studiare, sto finendo gli esami all'università e intanto scrivo anche nuove cose, nuovi pensieri che ai quali sto appunto dedicando il mio tempo in questo periodo. Allora, andiamo con ordine. Quindi diciamo che questo momento per te, perché gli artisti si dividono un po' in due gruppi, per come hanno vissuto questa quarantena. Qualcuno è rimasto bloccato dal momento anche, diciamo, triste, quindi è stato poco creativo. Tu mi stai dicendo invece che ti ha in qualche modo, diciamo, stimolato questo periodo di fermo forzato. Ma guarda, io in realtà scrivo moltissimo, ma perché ho sempre utilizzato la musica anche un po' come una sorta di taccuino di sfogo di tutti i miei pensieri. Quindi sono abituato a scrivere anche quasi tutti i giorni qualcosa. E inizialmente il primo periodo, il primo mese e mezzo, ho scritto tutti i testi molto positivi, con molta speranza. Poi ultimamente sto iniziando anche a variare perché comunque ovviamente il peso della quarantena si inizia a far sentire un po' per tutti, quindi ovviamente c'è anche un po' più di dolore, però insomma non vedo l'ora di poter pubblicare le nuove cose così da poter appunto regalare le emozioni agli altri. Senti, dicevi che hai passato la quarantena in famiglia, no? E forse qui tu non ci stavi assieme così in modo continuato e continuativo da tanto tempo, immagino. Quindi è stata una condizione piacevole. Beh, sì, in realtà io era da tanto tempo, era più o meno da un anno che non stavo così con i miei genitori, un po' perché appunto c'è stato il periodo di Sanremo, poi io ho cambiato anche, sono andato a vivere in un piccolo appartamento, quindi mi sono pure separato da casa per un po' di tempo. E quindi in realtà noi ci siamo ritrovati qua in Toscana. Perché avevamo deciso di prenderci 2 giorni di festa, di pausa per rivederci dopo Sanremo, dopo gli esami che all'università papà stava facendo una serie a Napoli e ci eravamo presi questi 2 giorni. Proprio in quei 2 giorni c'è stato il lockdown, quindi ci siamo ritrovati in casa e niente, quindi stiamo rivivendo dei bei momenti che non passavo dall'infanzia quasi. Senti, ma tuo padre ti chiama sempre Pippo, anche adesso che sei una star, sì? E Assolutamente sì, a te assolutamente. tutto sommato non dispiace, diciamo. Ma no, è come mi chiama papà, mi fa sempre molto piacere in realtà, nel senso è un modo, è una via amorosa per comunicare appunto l'affetto, no? Senti, ma ti riconosci anche diciamo, goffaggine del personaggio di Walt Disney No, non lo so. In che senso? Ah no, ah dici Pippo di Walt Disney. Ma in realtà no, non te lo so dire il motivo per il quale. A me in realtà piacevano molto i cartoni quando ero piccolino, quindi penso che Pippo sia nato proprio da quello. Siamo al terzo giorno di fase 2, no? Qual è la prima cosa che hai fatto lunedì, appena hai avuto la libertà di fare qualcosina in più rispetto a quello che prima c'era completamente vietato? Qual è la cosa di cui avevi più voglia che avevi fatto per prima? Ma guarda, stando in Toscana e non potendo appunto
girare per la città con la bicicletta. Ho la fortuna di avere un fiume qua vicino, quindi mi sono fatto una passeggiata con il mio cane, siamo andati al fiume e devo dire che è stato meraviglioso perché più che altro, sai, ho notato che mi si è... è come se la mancanza della libertà mi avesse affinato l'olfatto, l'udito e la vista, no? E quindi mi sono proprio immerso nella natura e sentivo tutti questi profumi di diverse piante, e poi sentivo il silenzio intorno a me, degli uccelli che si erano ripresi il loro spazio completamente. Quindi è stata veramente una bellissima camminata che ripeterò in questi giorni perché devo dire che il contatto con la natura ti fa sentire vivo. Senti, e congiunte, congiunti, non ne hai visitati più congiunte che congiunti? No, sì, assolutamente, assolutamente, sì, siamo tutti qua in casa in realtà. Quindi, no, io alludevo a una congiunta particolare, ma lasciamo questo, così il discorso. No, hai scritto in realtà su Instagram che i cantanti e i cantautori sono abbastanza abituati a vivere una sorta di quarantena quando creano, quando incidono, quando lavorano. E è una condizione che a te piace, quella della piccola cerchia ristretta, intima, o alle volte ti sta un po' stretta? Ma sai, io sono sempre stata una persona che preferisce approfondire le persone in una circostanza ristretta, nel senso che, ad esempio, non sono mai stato il tipo di ragazzo che andava a ballare oppure che comunque gli piaceva la caciara, il beccarsi con tanta gente. Ho sempre avuto uno, due, tre amici con i quali mi vedevo. Però sono anche una persona molto solitaria, quindi io in realtà la quarantena, cioè, mi piace a me la quarantena, anche lo stare in studio per me è una delle cose più belle della musica, lo stare in studio con una persona che ama la stessa cosa che ami tu e che vuole costruire un progetto insieme a te, e che la ricerca del suono, la ricerca delle parole, la ricerca del mix, è tutto un mondo incredibile, tutto sottoterra, che sembra di stare proprio fuori dal mondo. Ed è un po' come dicevo appunto, sì, come ho detto anche sul post che ho scritto qualche giorno fa, è qualcosa appunto che mi ricorda molto anche la quarantena che stiamo vivendo qui. Una sorta di astrazione, diciamo, no? Sì. Così tutto un po' astratto. In molti pensano adesso col senno del poi, diciamo, che quella che consideravamo la normalità prima della quarantena, forse poi in realtà così perfetta non fosse. Cioè, c'è quasi voglia di riconquistare una nuova normalità oggi. Tu cosa pensi? Il mondo di prima era perfetto? Hai capito da questi 2 mesi di fermo che può essere anche più perfetto di così? Ma io penso che non ho mai pensato che il mondo abitato da noi esseri umani fosse perfetto, nel senso che purtroppo volentieri l'uomo è dominato da un animus negativo e un animus positivo, no? Come diceva, mi sembra, Jung. E quindi inevitabilmente ci sono. Commettiamo degli errori che poi dopo distruggono anche quello che di bello ci ha sempre ospitati, che è appunto il pianeta. Io credo che la ripartenza sarà graduale e che però quando si ripartirà, la gente avrà una sofferenza condivisa, nel senso una memoria condivisa, e questo ci porterà a muoverci come un solo individuo. Cioè un gruppo di individui diventerà un solo individuo. E credo che la maggior parte della gente fosse consapevole che ci fossero dei problemi nella società, però quando l'uomo non si sente in pericolo, non sente il pericolo sulla propria pelle o che entra dentro casa sua, non è mai mosso dalla necessità di cambiare le cose. Purtroppo questa è una cosa che abbiamo tutti, nel senso che la maggior parte di noi, cioè sono poche le persone che lottano per far star bene gli altri, nonostante non stiano subendo le ingiustizie che gli altri subiscono. E quindi penso che ci sarà sicuramente un cambiamento a partire dai giovani, nei quali io credo moltissimo. Io in realtà sono cresciuto
in un periodo storico nel quale ci veniva detto che qualsiasi cosa che volevamo, potevamo ottenerla semplicemente con la forza di volontà, con la forza di volontà. Però noi non ci siamo mai accorti, forse anche essendo figli della tecnologia, che in realtà se tu guardi la cima di una montagna, devi scalarla quella montagna per arrivare in cima. E penso che questa situazione ci darà la consapevolezza che bisogna iniziare a scalare una montagna molto alta per provare a risolvere i problemi che ci circondano. Quindi sei puntuale e anche saggio, stiamo scoprendo, cioè, almeno io Ah. personalmente sto scoprendo adesso. Ma Grazie. dicevi che stai studiando ancora all'università e che cosa stai studiando? E sto studiando arte, comunicazione e psicologia in un'università americana a Roma, però al momento sto facendo i corsi online, sono al secondo anno e mezzo all'incirca, mi manca poco per laurearmi. Ed è un indirizzo che mi piace moltissimo perché mi dà la possibilità di costruirmi un percorso culturale e non solo, poi comunque ti insegna anche tutti i mestieri che sono dietro a quello che faccio io, ovvero la musica. Ti insegna anche il lavoro di squadra, ci sono delle classi di giornalismo, quindi ti insegna non solo a provare a scrivere come un giornalista, ma anche a rispettare la figura del giornalista, no? Quindi Mi tutta la sembra storia. Sì, giustissimo. no, ma tutta la storia anche della stampa, e le cose meravigliose che ha fatto la stampa e anche gli errori che ha commesso. Poi ci stanno classi di musica. Io adesso sto studiando una classe di video musicali, della storia dei video musicali, e quindi mi sono studiato tutti gli anni 60, 70, 80, 90, MTV, tutto quanto, anche i motivi per i quali determinati cambiamenti sono stati fatti nei generi musicali, le scelte che sono state fatte. È molto interessante, e quindi questo mi tiene vivo e mi dà punti di ispirazione anche per la mia musica, per il mio modo di vedere le cose. A proposito di storia della musica, allora tu hai conquistato in brevissimo tempo un numero di fan mostruoso e te li meriti tutti. Tu quando ancora non eri famoso, di chi eri fan quando eri giovane giovane? Chi erano i tuoi punti di riferimento, miti musicale? Di cui sono ancora fan, io sono un grande. Questa era l'altra domanda, volevo chiederti se poi il tuo gusto era cambiato. Allora, guarda, io in realtà sono fan un po' di tutti. Non è una risposta psicologica, sì, filosofica, adesso ti darò anche una risposta concreta. Sono fan un po' di tutte quelle persone che sanno fare qualcosa che io non so fare, che può essere di qualsiasi tipo. Quindi ho grande rispetto. Per quanto riguarda gli artisti musicali, io sono cresciuto con Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Gaetano, con Jovanotti, Vasco Rossi, Neffa. Invece, dalla parte invece inglese, che erano i dischi che metteva invece mio padre, perché con mia madre ascoltavo musica italiana, con mio padre invece più internazionale, quindi ascoltavo Jamiroquai, i Coldplay, gli Oasis, non so, i Rolling Stone, c'erano tanti gruppi inglesi e americani che mi hanno formato. E devo dire che in realtà i gusti sono rimasti più o meno invariati, nel senso che comunque ho ampliato anche un po' l'ascolto. Io spesso mi concentro una settimana su un singolo artista che magari trovo perché magari vado a sbirciare un po' ovunque e mi concentro proprio su un determinato artista che scopro e che mi interessa, ascoltandomi tutta la discografia in modo tale che possa incanalare le sue informazioni. Parle anche mie, magari che ne so, l'uso dei falsetti che io utilizzo nelle canzoni le ho prese in parte anche da Ben Howard, che è questo artista inglese che adesso è diventato abbastanza conosciuto, però fino a qualche anno fa non lo ascoltava quasi nessuno. E sono sempre rimasto affascinato dalla sua musica. Gli inglesi hanno questo modo di suonare molto originale, ed è il motivo per il quale in realtà hanno il mercato più grande insieme a quello degli Stati Uniti. Ma buttala un sogno, se potessi fare un duetto proprio carta bianca, scegli tu con chi farlo? Ma dici in Italia o all'estero? Puoi sognare quanto vuoi, insomma, non mettiamo il limite ai sogni.
Guarda, forse Paolo Nutini. Paolo Nutini, perché il suo modo di cantare mi arriva sempre dritto, dritto al cuore. Io mi emoziono molto con la musica, cioè per me la musica non è soltanto creazione, è anche proprio ascolto del prossimo. Cioè le persone a me che mi emozionano, io ce le voglio proprio bene. C'ho tanti amici che magari non sono famosi ancora perché comunque magari devono fare il loro percorso, ma a me la cosa importante è quando mi emozioni, cioè non importa chi sei, che nome hai, quanti numeri fai, no? Penso che sia soggettivo. Io voglio bene ad esempio ai miei amici perché loro mi emozionano molto quando cantano e quindi li vorrei proteggere perché vorrei che tutto il mondo li conoscesse e stesse bene come sto io quando ascolto quel tipo di musica. Senti, devo dire che leggendo i commenti di chi ci sta seguendo, c'è una dose di affetto e di stima nei tuoi confronti, molto, molto bella, molto grande. E quindi la mia domanda vorrebbe essere questa qua. Prendila bene, faccio una premessa, ma non hai mai paura che la gente ti apprezzi, i tuoi fan ti apprezzino alle volte per quello, per come appari piuttosto che per quello che fai? Cioè, non hai un timore così anche nel subconscio che questo possa, succedere? Ma guarda, la paura fa parte di noi, nel senso che ci dà la forza di andare avanti e di crescere, di migliorarsi affinché tu possa arrivare al maggior numero di persone, per quello che tu vuoi far trasparire alla gente, no? Io ho sempre cercato, invece di crearmi un personaggio, ho sempre cercato di essere me stesso. E questo mi dà la possibilità di essere sincero con le persone. E poter dire quello che voglio nelle mie canzoni e anche nella vita, perché anche la figura di una persona è importante. Magari la gente non mi apprezza per la musica che faccio, ma mi apprezza come persona. E questo, io cerco sempre di portare il buon esempio. Quindi questo magari aiuta le persone a trovare una via alternativa all'odio e comunque è stato per molto tempo diciamo ammirato, cioè nel senso spesso anche la figura del cattivo ragazzo è quella che piace di più e ci sta in realtà tutta una spiegazione psicologica, scientifica a questa cosa, però credo anche che adesso ci sia bisogno di portare un po' di positività e di cercare di essere disponibili ad aiutare il prossimo e colui che è più debole, perché soltanto così, soltanto unendosi possiamo trovare una via d'uscita. Io non ho paura di essere dimenticato, non ho perché io non faccio musica, non faccio musica per essere ricordato, io faccio musica come percorso mio e come modo di esprimermi. La musica non fa male a nessuno perché a meno che tu non comunichi dei messaggi di odio e di rabbia e quindi ferisci qualcuno, come accadde anche con il punk, no? Il punk rock, che poi nacquero tutti quei gruppi subculturali che poi comunque iniziarono a spargere odio ovunque, perché la rabbia e l'aggressività che viene espressa con la musica porta anche a degli eventi negativi. E il mio compito è quello di migliorarmi ogni giorno e tenere di vista l'obiettivo, ovvero arrivare alla fine del mio percorso dove ho detto che okay, mi sono costruito una piccola collina, una casa su una piccola collina, però in realtà il frutto è tutto mio, l'ho costruito io. Mi sono migliorato fino a questo punto. Poi per chi crede nell'incarnazione, sicuramente in un'altra vita ripartirò da lì, no? E quindi Partirà un buon punto, già, insomma. ci proviamo, ma io poi sai cosa? Il successo poi in realtà non è quella la felicità, non sono i soldi, non è niente di tutto questo, è poter far star bene gli altri, poter far star bene prima te stesso, perché se non stai bene te non puoi far star bene gli altri, e poi far star bene chi ha bisogno del tuo aiuto. Ad esempio, la musica è uno strumento incredibile per far sentire capite le persone, per farle ballare, piangere, quello che hanno bisogno.
Assolutamente. Senti, hai tutto l'aspetto del bravo ragazzo, sono convinto che non è solamente un aspetto, ma insomma, credo proprio che tu sia un bravo ragazzo, però dici un vizio che hai, una roba brutta che ti riporti Ma nell'allore dell'imperfezione. io sono, in realtà ho tanti difetti, un vizio forse che mia madre dice che bevo troppo, però in realtà non sono alcolizzato, eh? Non sono No? assolutamente alcolizzato. Mi bevo una birra ogni 2 giorni, Ah, un po'. tua mamma è un po', diciamo, integralista. Sì, però in effetti una birra ogni 2 giorni, poi a un certo punto dovrei smettere, perché sennò poi dopo mi viene la pancia e mamma si arrabbia. Vero? Si arrabbia per la pancia. Si arrabbia, però insomma, comunque bere è un vizio che può piacere, però non bisogna mai esagerare troppo. Ma poi c'ho anche altri difetti, solo che adesso in questo momento non mi vengono in mente, ma sì, ce ne ho tantissimi in realtà. Senti, il 7 febbraio a Sanremo, la vittoria, ha preso il via la tua corsa, che è stata per forza di cose interrotta, poteva essere uno scatto da 100 metristi, ma ci siamo dovuti fermare un po' tutti, quindi si è fermata la promozione, si sono fermati i concerti, si è fermato tutto. Però tu, nonostante tutto, il 10 aprile sei uscito col nuovo singolo, Sì, Maleducato, no? Allora, intanto io vorrei chiederti, inizio, maleducato non sono mai stato, io vorrei chiederti se i ragazzi della tua generazione, i ventenni di oggi, ti pare che davvero non siano maleducati o alle volte sì, cioè come siete? E poi soprattutto volevo chiederti questa cosa, io il testo bene bene non l'ho capito di maleducato, è un po' criptico, quindi le domande sono, puoi scegliere o mi spieghi il testo oppure c'è davvero sempre bisogno di capirla una canzone oppure si può semplicemente cogliere qua e là e va bene lo stesso, funziona nello stesso modo. Ma ti rispondo a tutte e due. Allora, la canzone è una canzone ironica, dove io interpreto la figura dell'uomo del sud, nel senso che io sono sempre rimasto affascinato dalle persone che hanno poco e che, nonostante abbiano meno di altri, riescono sempre a essere generose e a offrire qualcosa ad altre persone. Io spesso vado a Napoli perché papà fa questa serie TV e sono sempre rimasto affascinato dalla generosità delle persone. Quando si va a Napoli sembra di tornare indietro nel tempo, sembra di essersi fermati in un periodo storico dove la gente è tutta generosa e disponibile e calda, no? E che poi in realtà è il cuore dell'essere anche italiani, nel senso che noi siamo sempre stati un popolo generoso, ok? Lo siamo stati. Con alti e bassi, diciamo. Sì. E siamo stati però anche un popolo che è emigrato, che è andato all'estero per cercare lavoro, lo siamo tuttora, no? E quindi ho deciso di fare appunto, di scrivere appunto questa canzone, parlando, immedesimandomi in una persona che magari non ha ricevuto un'istruzione o non ha mai avuto la possibilità di partecipare a una finale, ovvero a una gara, perché non gli è mai stata data la possibilità. Per questo che nella prima strofa dico: non so come sia perdere, non ho mai giocato, no? E, diciamo che ho utilizzato l'ironia in una tematica comunque che a mio modo di vedere è anche abbastanza pesante, però credo che l'ironia sia l'unico modo sia l'unica chiave in questo periodo storico per far arrivare alla gente dei messaggi che possano dargli la voglia di cambiare e di migliorare il mondo. Perché se tu ti metti a parlare di una tematica del genere in modo serio, la gente si stufa. Io una volta vidi un documentario di Vasco Rossi dove diceva che aveva, e lui è stato il primo in Italia a capire che la gente non aveva. Me lo ricorderò sempre, che ha detto che lui aveva capito che la gente non aveva più tempo di ascoltare una storia romanzata attraverso le canzoni. Perché, come è successo con i social media, che la gente, diciamo, è iniziata ad avere anche una memoria differente, perché te guardi, è stato constatato, abbiamo tipo la memoria come un pesce rosso, cosa del 10 genere. secondi di attenzione e Esatto, poi dieci attenzione, esatto.
Quindi Vasco aveva capito questa cosa, che con diminuendo, diciamo, il contenuto delle canzoni e dei testi, poteva dare lo stesso significato, utilizzando magari un linguaggio ironico, allegorico, però comunicando qualcosa. E quindi io sto cercando, appunto, di scrivere anche ultimamente dei testi ironici che possano parlare di qualcosa di più serio, così che la gente che magari apprezza la musica cerca di documentarsi, come magari, e domandarsi, come hai fatto tu, che cosa significa questo testo. Magari parafrasando, riescono, chi è interessato, riescono a tirare fuori anche un secondo livello di interpretazione, che si scosta dal primo livello di interpretazione, che è la cosa che ascolti quando senti la canzone, che ti fa venire voglia di ballare, o ti fa venire voglia di, non so, piangere, o quello che è. E quindi ho cercato, appunto, come in sintesi, di utilizzare l'ironia per affrontare questo argomento che mi era molto a cuore. Ma è la tua generazione, che siamo una generazione di ragazzi ben educati, o come li vedi i tuoi coetanei? I miei coetanei penso che siano una generazione molto sveglia, nel senso che siamo molto più svegli rispetto a quello che si pensa. È vero che magari leggiamo meno libri, e questa è una cosa che va cambiata, perché leggere è una cosa fondamentale per istruirsi e per crescere interiormente. Però abbiamo anche la possibilità di avere a portata di mano diverse informazioni, e se utilizzate in modo corretto e con le giuste intenzioni, abbiamo veramente la possibilità di invertire la marcia e cambiare qualcosa. Però noi siamo, penso, le ultime generazioni che saranno in grado di poter fare delle modifiche. Quindi abbiamo bisogno di svegliarci, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, delle vecchie generazioni, e dobbiamo imparare forse ad ascoltare anche un po' di più. Ah sì, hai ragione. A proposito di ascoltare di più, leggendo i messaggi dei ragazzi che ci stanno seguendo, io non posso che riportarti il desiderio di sentirti cantare, voglia di fare 20 Ma certo, secondi sì. Qualcosa. Assolutamente, prendo la chitarra, arrivo. Ecco. Allora, ci sono, Sì, sì. Eccomi qua. Facciamo il pezzo di Sanremo? Facciamolo, fallo, perché se lo faccio anch'io si sembra. Se vuoi cantare? Ma ti consiglio di no. Guarda. Solo tu sai quanto fa male sentire l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, vai bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri. Solo tu sai quanto fa male arrivare così in alto per poi scivolare, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi per le mille domande alle quali risposta non hai, che porta passo, ogni tuo singolo passo. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, vai bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è sempre a colori, ma una cosa è certa, non importa dei tuoi errori. E crollare fa male, ma ritorna a sognare che un artista bambino che non vuole mollare. Non bisogna affogare in ciò che non si
qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è sempre a colori, ma una cosa è certa, non le importa dei tuoi errori. Eccoci. Guarda, posso dirti che questa canzone è veramente molto bella, ma più la senti più bella, ma davvero. E tu sei sempre più bravo. È stata proprio bella, bravo. Grazie di cuore, grazie. Senti, ma c'è stato un momento nel quale hai pensato un momento nella tua vita di non andare bene così? Ma sì, assolutamente, un sacco di volte. Capita molto spesso. Io sono una persona abbastanza equilibrata, però quando mi prendono i momenti drastici e tristi, arrivano, colpiscono forte. E questa è nata proprio da un momento del genere, quando avevo bisogno proprio di sentirmi dire queste parole. E sono felice di aver avuto la possibilità di portare questo messaggio e di aver regalato questo suggerimento, se posso definirlo così, a tutti. Però diciamo che quando nella vita capisci una volta che vai bene anche così, l'hai capito un po' per sempre, no? Per quello dovrebbe essere... Assolutamente sì, assolutamente sì. Però è molto difficile accettarsi per quello che si è. È un processo molto lungo. Lo devi capire, però per capirlo passa tanto tempo. Dipende in realtà da persona a persona. Allora, l'ultima due... Ah no, prima devo farti, ti prego, salutare Alma e Fiamma, perché altrimenti succede... Alma e Fiamma? Sì. Saluto Alma e Fiamma, assolutamente. L'ultima domanda, non so se coglierai la citazione, ma la domanda è: cosa sarà di noi? Cosa sarà di noi? Cosa sarà di noi? Chi lo sa? Non si sa, non si sa. Io credo che, come dicevo prima, ci sarà un grande cambiamento e ci saranno sicuramente dei momenti difficili che dovremo affrontare come comunità. Però sicuramente lo riusciremo forti, ce la faremo e torneremo sicuramente ad apprezzare la vita e apprezzare la libertà come non abbiamo mai fatto. Leo, io ti ringrazio per le parole, per la canzone, per la tua bravura. Io ringrazio te per il tempo e per la gentilezza. Ma rivediamoci, noi ti aspettiamo, siamo sempre pronti ad accoglierti. Grazie infinite. Grazie a voi. A presto, grazie davvero. Grazie mille, ciao.